una seta prodotta proprio in loco e poi il classico colore arancione ottenuto con un bagno di zafferano, e quindi vediamo che in realtà il mantenimento delle tradizioni si lega sempre al mantenimento almeno di una parte di quel tessuto produttivo che era alla base dell'espressione tradizionale come noi oggi la vediamo. Ecco, questi che vediamo adesso che stanno arrivando senz'altro sono i costumi di Oniferi, se non vado errato. Questi bellissimi cavalli con tutti i finimenti uguali, che sono uno spettacolo unico, è qualcosa di straordinario, veramente, sì, ma veramente belli. Sono di Oniferi, sì. E sì. Dietro i cavalieri Io penso Obodda. Che dietro questa regia ci sia un certo Ruggiu, Antonio Giuseppe Ruggiu, che cura in particolar modo queste uscite. L'ho visto domenica a Palmas per le pariglie palmaresi ed è sempre attenta a queste cose qua, credo, senza voler togliere niente a nessuno, ma generalmente l'organizzazione sono... di un evento come questo è la somma di un impegno importantissimo di tante forze religiose, professionali. Ottavio Niedo, un nostro collega che ha curato gran parte dell'aspetto tecnico organizzativo. Ecco, con questa pariglia, questa pariglia di cavalli bianchi veramente questo. Bellissima. Dunque, i cavalieri che vediamo adesso passare davanti al municipio dovrebbero essere quelli di Ovodda e Norbello. Sì, evidentemente fanno anche loro una piccola ardia. Norbello sono questi. Avevano le bandiere piegate naturalmente intorno alla